Gratis la tratta autostradale della A24 tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest e quanto prevede la convenzione firmata questa mattina dal sindaco Pierluigi Biondi e dal responsabile ANAS della struttura territoriale Abruzzo Molise, Antonio Marasco, alla presenza dell'assessore comunale ai trasporti Paola Giuliani. La convenzione scatterà a partire dal prossimo 1 maggio. Sindaco Biondi, dal 1 maggio scatta la gratuità della tratta L'Aquila Est e L'Aquila Ovest sulla A24, tanti vantaggi per i cittadini. Sì, vantaggi per i cittadini che si muovono da un lato all'altro della città e che quindi potranno utilizzare questa sorta di tangenziale aquilana per muoversi molto più velocemente, oltre che gratuitamente. Benefici per coloro che si muovono all'interno della città perché ci sarà un carico veicolare inferiore, benefici per l'ambiente perché dirottando sulla bretella, sul bypass, una parte del traffico ci sarà una riduzione delle emissioni inquinanti. La collaborazione con l'ANAS si è dimostrata ancora una volta efficace. Sì, ANAS, per questo ringrazio l'ingegner Antonio Marasco, è stato al nostro fianco, ha approcciato il problema in tempi molto celeri, ha fatto tutti i passaggi necessari presso il Ministero delle Infrastrutture, che ha risposto in maniera sollecita e ci ha garantito la fattibilità dell'iniziativa, oltre naturalmente ad una decorrenza rapida dell'attivazione di questa previsione. Grazie mille. Assessore, dal 1 maggio questo tratto del quale si è parlato tanto in questi anni sarà gratuito, l'Aquila Sì. Est e l'Aquila Ovest. Ci Sì. sono i soldi, come funzionerà insomma, per coprire questo mancato introito? Sì, i fondi ci sono, il bilancio recentemente approvato ha stabilito di stanziare 300.000 euro, 100.000 per il 2023, per il 2024 e 2025. Quindi i fondi ci sono. È una scelta fortemente voluta dal sindaco Biondi proprio perché vogliamo usare questo tratto autostradale come se fosse una tangenziale. La cosa particolare che vorrei, diciamo, evidenziare è che non è limitata solo a coloro che hanno il telepass, ma può essere utilizzato indistintamente da tutti coloro che entreranno a un casello e usciranno dall'altro proprio per consentire a più utenti possibili di utilizzare questo tratto autostradale piuttosto che la normale percorrenza. È una delle iniziative che stiamo cercando di intraprendere per alleggerire un po' il traffico in città. Ci rendiamo conto dei disagi e proprio per questo queste iniziative, diciamo, minute e che comunque comportano dei costi per l'ente, vogliono andare incontro alle esigenze dei cittadini. Avete quantificato quanto traffico veicolare in questo modo si risparmierà la città? Allora, diciamo che sono numeri ipotetici, quindi io non ho il numero esatto in questo momento. Possiamo dire che la somma stanziata dovrebbe coprire una grossa fetta di traffico, ma soprattutto vorrei evidenziare un'altra cosa, che l'ANAS ha previsto questo costo, a differenza invece della precedente società che aveva chiesto un importo molto maggiore. Un'altra particolarità che vorrei evidenziare è che anche il precedente assessore, l'assessore Carla Mannetti, aveva fatto una previsione nel PUMS, però prevedeva una sorta di abbonamento, forse a un costo ridotto. Abbiamo preferito invece renderlo completamente gratuito per i cittadini perché insomma, ridurre la cifra di 80 centesimi era forse irrisorio. Quindi gratuito fino all'importo massimo di 100.000 euro o comunque fino alla decorrenza del 31 dicembre, che è la data di scadenza della convenzione ANAS. Tuttavia, come anticipavo prima, abbiamo previsto anche per gli anni successivi, di modo che se la convenzione con ANAS sarà prorogata, noi avremo la copertura finanziaria anche per il 2024 e il 2025. Una convenzione importante, questa ANAS è protagonista con il Comune dell'Aquila.
Beh, diciamo, più che protagonista, il comune è protagonista. Noi abbiamo, diciamo, seguito la parte amministrativa per rendere operativa questa convenzione, ovviamente su autorizzazione rilasciata dal Ministero. In tanti ingegneri auspicavano che l'ANAS potesse farsi carico di questo costo che è oneroso per il comune, non si può fare. No, la legge 108 che è attribuita alla gestione temporanea delle autostrade ad ANAS destina gli introiti da pedaggio esclusivamente ad alcune funzioni, in primis alla manutenzione, quindi ANAS non ha questa disponibilità, nessuno per legge ce l'ha.